fare un ringraziamento non formale, ma veramente sentito e sincero al Collegio e all'Ordine degli Ingegneri per questa iniziativa. Iniziativa che, al di là di solleticare l'orgoglio familiare, evidentemente, potete capire quanto a noi, famiglia, faccia piacere, credo che abbia un significato molto più profondo che il Presidente del Collegio prima ha evocato. Per la prima volta, forse dopo 40 anni, l'uomo e l'opera di Niozzi vengono valorizzati. E credo che questo sia un risarcimento che si deve all'ingegner Niozzi, che per motivi che non staremo qui ovviamente a ricordare, comunque è stato per molti anni dimenticato per quello che aveva fatto, per quello che era stato. Quindi grazie. Come è stato brevemente accennato, io sono il primo, nel senso che sono più vecchio, degli 8 nipoti dell'ingegner Niozzi, che qui sono ampiamente rappresentati, non solo quelli che come me portano il nome Croft, che sono più numerosi per la prolificità di mia mamma, ma anche ci sono i due nipoti Niozzi, figli dell'ingegner Giuseppe e dell'ingegner Pino Niozzi, che diciamo anche loro fanno parte della nostra grande famiglia. La mia qualità di primo nipote mi ha dato il privilegio di condividere ben 42 anni della mia vita con quella di mio nonno, e credo che questo sia stato, ai fini della mia formazione, un privilegio e una cosa che in qualche misura ha segnato anche il futuro della mia vita. Bene, detto questo, io credo che nei pochi minuti che mi sono stati dati vorrei proporvi una veloce rilettura dell'opera e dell'attività di mio nonno, seguendo sostanzialmente quattro linee. Forse gli ingegneri li chiamerebbero vettori, e cioè elementi che hanno profondamente caratterizzato la vita e l'opera di Eugenio Niozzi, che sono, secondo me, primo, la curiosità, secondo, la visione, terzo, la competenza, quarto, la libertà. Prima di però addentrarmi, sia pure brevemente, su questi specifici aspetti, è opportuno ricordare il contesto in cui l'ingegner Niozzi ha operato. Parliamo della prima metà del Novecento, una stagione che per Venezia è stata di estremo interesse, una stagione caratterizzata da grandi progetti, da grandi iniziative, da grandi uomini. Una stagione che vedeva ancora Venezia protagonista non solo per le sue bellezze storiche, ma come un protagonista fondamentale nella vita del nostro paese. E qui vorrei brevemente ricordare che le grandi linee che caratterizzarono quel periodo furono, da un lato, l'internazionalizzazione di Venezia, che dopo la fine della Serenissima si era progressivamente richiusa in se stessa e che nella prima metà del Novecento si pone questo obiettivo di riaprirsi al mondo. E la seconda grande caratteristica di quel periodo fu la volontà di dare anche una vocazione industriale a Venezia, oltre che una vocazione storica o turistica. E quello è stato anche un periodo di grandi nomi. Posso ricordare Cini, Volpi, Gaggia, Töplitz, Stucchi, tutte persone che sono passate, che hanno lasciato un'impronta forte a Venezia in quegli anni. Così come grandi sono state le realizzazioni di quegli anni. Potremmo scrivere dei volumi, però io ne ricordo solo tre. Porto Marghera, nel campo petrolchimico, la Sade, nel campo dell'elettricità, e la CIGA, Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi, nel campo del turismo, dell'industria del turismo. Ecco, in questo contesto Niozzi è assolutamente inserito come uomo del fare. In qualche misura è stato, se volete,
tra virgolette, il braccio armato che ha consentito a questi uomini e a questi e a queste visioni di trovare concrete realizzazioni di cui nel corso di questa riunione credo verranno date ampi scorci e verrà dato conto. Allora, detto questo, brevemente riprendiamo i quattro vettori a cui facevo cenno, la curiosità. La curiosità per mio nonno è stata una molla insopprimibile. Era fino all'ultimo giorno della sua vita capace di guardare tutto ciò che gli succedeva intorno e di cui aveva notizia con l'occhio di chi cerca di capire, cerca di guardare al di là di ciò che è la manifestazione concreta. E soprattutto una delle cose che diciamo, ho sempre apprezzato a Milano era come dagli eventi, dalle cose nuove che accadevano, lui riusciva sempre a guardare al di là di quello che era semplicemente il fenomeno. E questa diciamo, credo che sia stata una delle sue caratteristiche fondamentali, che trovano anche fra l'altro riscontro nella sua carriera. Che lui comincia all'ANAS, poi arriva a Venezia e come sapete come ingegner capo del comune ha passato 20 anni dedicati interamente a tutte le opere che poi lui ha lasciato in questa città. Dopodiché, quando va in pensione, si inventa imprenditore e costruisce l'isola del Tronchetto, e quando ancora più anziano e sempre comunque con questa sua curiosità e vitalità continua a essere uomo del fare, diventa scrittore e, come è stato prima ricordato, escono i quattro volumi di Venezia dei secoli, che sono non solo un bignami, ma qualcosa di veramente fondamentale per capire non solo la storia, quindi i secoli passati di Venezia, ma soprattutto quello che Venezia avrebbe poi vissuto e che oggi purtroppo drammaticamente sta vivendo. Il terzo e il quarto volume infatti sono dedicati alla salvaguardia di Venezia, dove l'ingegner Miozzi ha esattamente previsto ciò che sarebbe successo se non si fossero prese le misure che ancora non sono state prese e che in questi giorni hanno dimostrato che cosa vuol dire. Quindi una curiosità veramente come elemento positivo e qualificante dell'uomo Miozzi. E devo dire che nella mia ormai lunga esperienza ho trovato solo due persone con le stesse caratteristiche, Guido Cardi e Giovanni Agnelli, che avevano la stessa attitudine, lo stesso modo di vedere ciò che stava intorno. Secondo vettore, la visione. L'è stato già evocato nell'introduzione. Questa secondo me è di gran lunga la caratteristica più importante dell'uomo e dell'opera di Miozzi. Mio nonno ragionava a 10, 20, 30 anni, questo era l'orizzonte che lui si dava in ogni progetto, pensiero, prospettiva della sua attività. Questo, voglio dire, è stato veramente qualificante e diciamo, in qualche misura tutte le sue opere in qualche modo riflettono questa capacità di guardare nel lungo periodo. Potremmo rileggerle tutte e in ognuna di esse troveremmo diciamo, un elemento di visione di lungo termine. Ne cito solo alcuni. Il Ponte della Libertà, che abbiamo visto passare nel video. Quando mio nonno decise, propose e comunque si impuntò perché fosse a quattro corsie, veniva considerato matto, ma dice: come cosa servono quattro corsie? Evidentemente lui già prevedeva ciò che sarebbe successo al traffico automobilistico di lì non a tanti anni, ma insomma certamente non nel momento, negli anni 30, nel 31, quando il ponte fu iniziato. La sublagunare. Mio nonno aveva chiaro in mente che per lo sviluppo di Venezia fosse fondamentale moltiplicare il numero degli accessi, che fino ad allora e ancora oggi sono limitati a Piazzale Roma e alla stazione di Santa Lucia. Di qui l'idea di aprire un altro diciamo, accesso sulle fondamenta nuove, dando la possibilità però di connettersi attraverso la sublagunare, progetto che è stato ampiamente studiato
e che ancora giace probabilmente da qualche parte, accuratamente custodito e naturalmente mai realizzato. L'autostrada Venezia-Monaco, lui aveva capito che era fondamentale dare uno sfogo, diciamo, operativo sulla terraferma Venezia, e per questo progettò e regalò, credo, il progetto al comune o alla regione, no, forse la regione all'epoca non esisteva, della Venezia Monaco. E pensate cosa sarebbe successo a Venezia se fosse diventata, come era nell'idea del progettista della Venezia Monaco, il porto della Germania. Avrebbe completamente, diciamo, dato delle prospettive al porto di Venezia che ovviamente non si sono realizzate, non essendo stata realizzata la Venezia Monaco. E infine la salvaguardia di Venezia, l'ho già citata, dove diciamo, lo studio di questo fenomeno, delle sue radici, delle sue cause e soprattutto il tentativo di trovare delle soluzioni hanno fatto oggetto di due volumi estremamente interessanti che, al di là delle cose che possiamo dire, comunque dimostravano questa sua capacità di guardare nel lungo termine. Terzo vettore, la competenza. Mio nonno era convinto che le cose andassero fatte da chi le sapeva fare. Mio nonno era orgoglioso di essere un ingegnere. Era una cosa che veramente sentiva come una sua ricchezza, anche perché ha sempre ritenuto che gli ingegneri fossero una categoria, e lo dico non solo perché sono ospite del Collegio dell'Ordine degli Ingegneri, ma perché è frutto di un'esperienza familiare molto forte, fosse una grande scuola. E qui vorrei citare un aneddoto molto familiare, chiedendo scusa anzitempo agli architetti che fossero presenti in questa sala e appellandomi al loro senso di humor. Vedi Dante, nel nostro mestiere gli architetti chiacchierano, gli ingegneri fanno. Questa cosa me la ripeteva grosso modo tre volte all'anno e veniva peraltro diciamo completata con il seguente corollario: c'è l'unico architetto che io veramente stimo e che è il mio grande amico Nervi, dice, sai perché? Perché è un ingegnere. Questo lo dico ovviamente così con il senso dell'aneddoto e ripeto senza nessun giudizio di valore né sugli architetti né sugli ingegneri. Comunque, ecco, solo per sottolineare come la diciamo la competenza fosse considerata da mio nonno come un elemento fondamentale per fare bene il proprio dovere, e credo che diciamo la qualità delle sue opere sia la testimonianza più forte, più evidente, più palpabile di come questa competenza correttamente applicata abbia dato i suoi frutti. Io quando vedo passare qua dietro la targa dove leggo che il Ponte della Libertà è stato iniziato nel 31 e concluso nel 33, sono sbigottito, ammirato e soprattutto rattristato se penso a come oggi i lavori pubblici, le grandi opere infrastrutturali si muovono nel nostro paese. Ancora un piccolo aneddoto sempre sul tema della competenza. Quando ci fu il drammatico episodio del Vajont, che fece tante vittime e fu, diciamo, una catastrofe assolutamente enorme, il nonno mi diceva: l'acqua del Vajont ha buttato giù tutti i ponti sul Piave, gli unici due che sono rimasti in piedi sono quelli che ho fatto io. Adesso, di nuovo, anche qui leggiamola dopo 60 anni, perché il Vajont ormai quasi 60 anni, però ecco la dimostrazione di come la competenza e la diciamo, cura a fare le cose fosse considerata una ricchezza. Sarebbe bello se fosse applicabile anche ai viadotti delle nostre autostrade. Quarto e ultimo vettore, la libertà. Mio nonno era un uomo che aveva un'assoluta libertà di pensiero.
non aveva e forse non sopportava condizionamenti di sorta e diciamo, ha sempre detto e fatto quello che lui riteneva essere diciamo, la cosa giusta nel momento giusto, spesso diciamo, scontrandosi diciamo, essendo certamente non politically correct come forse nel suo interesse avrebbe potuto essere, e spesse volte anche circondandosi di impopolarità. Però ecco, io credo che questo, diciamo, facesse parte dell'uomo, del suo carattere, delle sue caratteristiche, e credo che retrospettivamente non possa che essere visto come un elemento di grande positività, anche se forse questa è una delle ragioni per cui per 40 anni di Miozzi non si è parlato. Bene, concludo perché credo che sia scaduto il mio tempo, e vorrei dire che per Venezia, per questa città ferita dalla marea, per questa città umiliata da un turismo inqualificabile, ma anche per il nostro paese, dove l'incompetenza è diventata un modello di vita e culturale, dove la visione si estende non a 10, 15, 20 anni, ma a 10, 15, 20 giorni al massimo e comunque non oltre le prossime elezioni regionali, ecco, io credo che la lezione di Miozzi, l'eredità di Miozzi, sia estremamente attuale, per cui auspico che venga conosciuta, interpretata, capita e possibilmente applicata. Grazie.